Ciao amici, benvenuti in questa nuova unboxing dei giochi che 99% dei casi troverete come recensione sul nostro canale. Allora, il primo è Kena, Bridge of the Spirit, esclusiva per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Il secondo gioco per PlayStation 4, che c'è anche per Nintendo Switch e PC, Super Robot Wars 30° anniversario. Spettacolo, speriamo di portare la live e che il copyright non ci rompa le scatole. Poi gli altri due giochi sono due giochi multipiattaforma, quindi sono disponibili anche per PlayStation 5, Xbox Series X e ovviamente PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X. Stiamo parlando di Rift Breaker per PlayStation 5, Xbox Series X e Phoenix Point Mammoth Edition, che contiene tutti i DLC che è uscito prima come versione Early Access su PC e adesso c'è la versione completa anche per console con tutti i DLC inclusi. Quindi direi subito da fare le nostre belle unboxing, belle ricche. Spostiamo un attimo le giochi che li esaminiamo uno a uno. Questa è Kena, questa qui è la protagonista praticamente. Cerco di farla vedere al meglio. Qui come potete notare c'è alcune immagini del gioco, come potete notare, è parlato comunque in italiano, quindi non so problema. Scartiamo la confezione, io ho già fatto quella da Xbox One perché c'ho sempre il problema che un po' la sua plastica faccio un po' fatica, non so perché. Comunque, allora, qui abbiamo il contenuto scaricabile che non posso farlo vedere ovviamente, c'è il disco di gioco, ecco qua, questa qua è la Deluxe Edition praticamente per via dei contenuti digitali, e qui c'è una serie di immagini del gioco che sono da attaccare al frigo, alla console, dove volete voi, insomma. Ecco qua. Questo è praticamente Kena. Mettiamo qui. Eccolo qua. Poi, il prossimo è ovviamente Super Robot Wars, 30° anniversario. Questo gioco qua, ragazzi, è solo disponibile come chicca in Giappone e per farlo arrivare qua in Italia ovviamente bisogna pagare il porting, quindi difficilmente, io spero che più avanti magari metteranno una traduzione in italiano, la Bandai Namco, ma molto difficile perché di solito è parlato in inglese e o in giapponese, quindi la lingua italiana, questo qua, difficile che c'è, quindi è un sogno che forse non si realizzerà mai, ma la speranza è sempre l'ultima a morire. Insomma, scusate ragazzi, ma sono riuscito. Ecco qua, questo qui è Super Robot Wars. Ho messo un attimo a fuoco. Qui ci sono tutti i personaggi dei robot e degli anime. Abbiamo Mazinga, ovviamente. Abbiamo, per citarne alcuni, Gundam e via dicendo. Abbiamo un botto di roba, praticamente. Qui c'è l'immagine di gioco, come vedete, appunto in stile anime, sviluppato col motore grafico Unity Engine, quindi è una bella chicca. Poi abbiamo il codice per scaricare contenuti digitali, che io ovviamente non posso farlo vedere, e qui c'è il disco di gioco. Come vi ho detto prima, è disponibile in formato fisico per PlayStation 4, Nintendo Switch e in digitale su Steam per PC. Poi l'altro gioco è Rift Breaker, vi faccio vedere l'immagine, disponibile solo per PlayStation 5 e Xbox Series X con il Ray Tracing attivo, c'è anche per PC ovviamente, lo trovate però in digitale la versione per PC su Steam e Epic Games. Qui come vedete c'è scritto, dov'è? L'avevo beccato, Ultra HD, mi pare che c'era anche, eccolo qua, Ray Tracing, qui c'è scritto chiaramente Ray Tracing, quindi per avere diciamo effetti di luce e tutto quanto. Questo è il disco di gioco, lo metto a fuoco, ecco qua. Poi l'altro è Phoenix Point, che include tutti i DLC dei creatori di XCOM praticamente. Qui vi faccio vedere dietro alcune immagini del gioco, vedete, questo ovviamente non ha il Ray Tracing ma c'è praticamente il 4K Ultra, quindi lo godete con una qualità di immagine comunque migliore. Questo è il disco di gioco, questo qui è disponibile per PlayStation 4, retrocompatibile per PlayStation 5, disponibile per Xbox One, come potete vedere, retrocompatibile per Xbox Series X con tutti praticamente i vantaggi tecnici
eccetera eccetera, e ovviamente lo trovate disponibile su Steam per PC, ma mi pare che c'è anche per Epic Store, comunque mi informerò. Bene, questi sono i giochi che noi tratteremo come recensione. Ovviamente non è la lista completa, potrebbero arrivare anche gli altri ragazzi, perché stiamo lavorando quasi su 50 titoli usciti, quindi portate pazienza se ci sono un po' le recensioni in ritardo, ma arriveranno. Spero che questa unboxing vi sia piaciuta, lasciate un like e un commento, se volete iscrivetevi al canale se caso vi piacciono i nostri contenuti, di solito portiamo anche le live e miniserie, ci stiamo un po' organizzando, e ovviamente vi invito a passare nei nostri social, Facebook, Ask, Instagram, se caso volete iscrivetevi lo stesso al nostro canale di Twitch, che ci stiamo un po' lavorando, stiamo un po' mettendo a posto, speriamo di attivarlo il più breve possibile, e per di più, se caso volete, passate anche nei nostri canali colleghi, i nostri, la nostra amica Vicenza, anche lei c'ha un gruppo dove noi collaboriamo, si chiama Malati di PlayStation Fan Club, e passate anche dal nostro negozio consigliato, GameStart.it, che vende appunto videogiochi per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch e anche per PC. Bene, e poi se caso venite a fare un piccolo giretto alla Meno Mobello, se avete bisogno di una piccola sistemata alla macchina, passate da Bordonetti Carlo, che fa anche le autoriparazioni delle auto d'epoca, tipo la Volkswagen. Questo è tutto, un saluto dall'uomo misterioso, da Lady Blue e dal vostro amico Bombe. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!